La gara tra Isernia e Senigallia inizia con un minuto di raccoglimento per l'indimenticato Totò Schillace e per Martina Sassi, la giovane 17enne scomparsa pochi giorni fa. Il capitano Facundo Cascia ha consegnato alla sorella un omaggio floreale ai piedi della tribuna. Presente per la prima volta in questa stagione il presidente biancoceleste Traisci. Poi il via le danze. Ma che bella Isernia! Mister Farrocco indovina l'11 giusto con i due centrali Jimenez e Perrone. Insieme dal primo minuto, mossa azzeccata. L'Isernia parte bene al primo sugli sviluppi di un angolo Babba di poco al lato, al decimo Francese sbaglia l'appoggio e ne approfitta Mancini che tira centralmente, al 17esimo l'Isernia avvicina al gol con Di Filippo, ottima la respinta di Roberto, al 22esimo viene ammonito Jimenez. Una gara molto equilibrata con i 22 in campo, ben sintonizzati sulla stessa frequenza, velocità, conno senza palla, variazioni improvvise, ritmo e una linea mediana con Babba ispirato che strappa palloni a ripetizione e Cascio pronto a inventare. In questo scenario tattico l'Isernia va a meraviglia, di contro il Senigallia è andato dritto per la sua strada con un 4-3-3 molto interessante, con i due esterni, il giovane Conè ed Enrico, che tentano di inserirsi nell'attenta retroguardia biancoceleste ben orchestrata dagli esperti Jimenez e Perrone. Al 29esimo Mema salva d'anticipo sul lanciatissimo Alonzi, al 31esimo azione corale dell'Isernia che culmina con un tiro di Cascio, facile preda di Roberto. Al 35esimo viene ammonito Perrone. Sugli sviluppi della punizione Gabbianelli spaventa l'attento Draghi. L'Isernia, per nulla intimorita dal blasone degli avversari, ci prova al 38esimo con un tiro di Di Filippo. Al 41esimo una punizione di Jimenez finisce di poco al lato. L'Isernia termina il primo tempo con un'azione molto bella al 44esimo con Babba che spaventa ancora una volta il portiere del Senigallia. Termina un primo tempo ben giocato dall'Isernia che ha affrontato un Senigallia ben orchestrato in tutti i reparti da Clementi. Parte bene anche ad inizio ripresa la squadra biancoceleste che va al tiro con il giovane Antinucci. Al terzo gran tiro di Conè e buona risposta di Draghi. Al 21esimo Gonzales Perez, da poco entrato, tira di precisione alla destra di Draghi. Al 22esimo esce Di Filippo ed entra Bainotto. Clementi si accorge che l'Isernia sta prendendo il sopravvento e mette in campo forze fresche. Al 31esimo un tiro di Gabbianelli termina di poco alto. Al 39esimo sfila sulla sinistra Pettorossi, entrato da poco, che pennella un cross che Barella colpisce di testa mandando di poco al lato. L'Isernia continua a spaventare la blasonata avversaria. Al 42esimo lo scambio tra Cascio e Bainotto spaventa l'attenta retroguardia ospite che ha avuto in tomba il migliore dei suoi. Dopo 4 minuti di recupero l'arbitro fischia la fine. L'Isernia ai punti avrebbe meritato di vincere. La squadra di Farrocco con il passare dei minuti si è impadronita della gara con possesso di palla e molta profondità. 1-0-0 che sta stretto ai molisani. Il Senigallia ha giocato la sua onesta partita, ma la voglia dei molisani ha sorpreso i circa 500 tifosi presenti sugli spalti del Civitelle.